Ciao ragazze, oggi sono qui con una capigliatura un po' strana, infatti ho questa cipolla enorme che non si capisce bene, però vabbè, c'è un sacco caldo e si sta benissimo, infatti sono in balcone, con la luce naturale, spero si veda abbastanza bene. E oggi vi volevo fare un nuovo video che ancora non vi ho fatto, ma che mi piace molto, di cui insomma voglio parlarvi dei miei prodotti finiti nell'ultimo periodo, perché secondo me è un video molto interessante per capire quali prodotti vi consiglio, quali prodotti possono essere buoni da provare, insomma. Allora, inizio col parlarvi di questo struccante. Questo qui è uno struccante di L'Oreal. Questo qui, Occhi e Labbra Express, speciale per trucco waterproof e lunga tenuta. È uno struccante bifasico che vi ho già fatto vedere nella mia skincare routine, di cui vi lascio il link nell'info box. E mi è piaciuto davvero davvero tanto. Strucca molto bene, l'unica che bruciacchia un attimo gli occhi, ma essendo uno struccante bifasico, è molto facile trovare degli struccanti, insomma, che bruciacchiano un po' gli occhi. Comunque è molto molto buono perché strucca davvero benissimo gli occhi. E ho già comprato un nuovo struccante della Nivea che voglio provare insieme a voi. Intanto che ho finito questo e sto finendo anche quello dell'Yves Rocher, quindi arriverà nel prossimo video. Poi vi parlo di questo fondotinta. Questo è l'Extreme Matte Power Foundation di Pupa. Adesso ci sono lì io che sto registrando. Comunque, questo qui è molto carino il packaging perché è tutto argentato e luminoso. Ha un fattore di protezione 20. È fondotinta appunto compatto. Questo qui io l'ho finito completamente. C'è lo specchietto dentro e sotto c'è anche la spugnetta che io sinceramente non è una spugnetta nera che io sinceramente non utilizzo per applicare il fondotinta perché non mi piace l'effetto e secondo me viene troppo troppo marcato sul viso. E comunque è un fondotinta molto buono con un'alta coprenza, secondo me è più invernale in quanto si attacca bene alla pelle, insomma è estremamente pesante. Bisogna stare attenti a spargere bene il fondotinta, il correttore, scusate, sulla pelle, se no dopo si noteranno le chiazze di fondotinta più scure e più chiare, non è bello da vedere. Ok, poi dopo vi parlo di questa crema qui. Questa è della Clarins e questa qui è la mia crema, quella che uso io, completamente finita. E questa qui è la Gelée Éclat du Jour, cioè la crema in gel da giorno. È quella la vitamina C. Ha un profumo buonissimo e in secondo luogo è veramente veramente buona per le pelli giovani. E io la uso tutte le mattine, tutte le sere, anche se ho delle imperfezioni nel viso, eccetera, nel giro di qualche giorno mi pulisce bene il viso, me lo rinfresca davvero tanto, non è una crema troppo unta, è per quello che mi piace anche, quindi veramente una crema molto buona, ripeto, per pelli giovani. Poi vi voglio parlare di questo shampoo e questo balsamo. Questi qua sono dell'Herbal Essence, questi qua azzurri che io uso in combo e sono agli estratti di cocco hawaiano per capelli secchi e danneggiati, quindi lo shampoo idratante extra luminosità e il balsamo idratante extra luminosità. Sono il mio shampoo e il mio balsamo da sempre, sempre utilizzati, mi piacciono tantissimo per due motivi. Uno, fanno i capelli molto belli, soprattutto secondo me lo shampoo è molto molto buono, ma anche il balsamo districa bene i nodi. E in secondo luogo non ungono i capelli e soprattutto hanno un odore e lasciano un profumo sui capelli micidiale, un profumo di cocco veramente sensazionale, infatti, cioè veramente sono da amare, lasciano, io penso che abbiano un profumo, cioè vi giuro, un profumo al cocco che è veramente splendido. Poi adesso vi parlo di qualche trucco e in particolar modo dei mascara perché ne ho finiti un sacco, ne ho finiti quattro, questi quattro qua. Questo qua è il mascara di Dior, il Dior Show, questo qua è nella colorazione blu scura, questa è un blu elettrico,
bellissimo e mi piace tanto perché dura un sacco ed è un blu non troppo acceso come quello che avevo fatto vedere di Essence, ma neanche troppo chiaro, quindi è molto bello anche solo da mettere qua. Adesso non scrive sicuramente perché è finito, però da mettere anche solo nelle punte e non tutte le ciglia, in modo tale da dare quel tocco di blu nelle ciglia che secondo me è molto carino. Quindi un buon mascara. Mi piace un sacco anche questo che se n'è andata via tutta la scritta, comunque è di L'Oreal, è il Voluminous per 5. Non so se c'è ancora in commercio, comunque ha questo scovolino molto molto normale e fa delle belle ciglia a ventaglio, gli dà anche molta luminosità, però non mi piace troppo perché non le riempie bene, non è proprio uno di quei neri neri nerissimi come piacciono a me, come il Perversion di Urban Decay che stra-adoro. E poi ho il mascara Infinity Lashes, tutto sporco, ma vabbè, di Wicon, questo qui, con delle fibre sintetiche dentro. E questo dà veramente un effetto luminoso e allungante, assolutamente. Su questo non ci piove. È un bel nero, riempie bene le ciglia, non fa proprio la forma a ventaglio come il Voluminous di L'Oreal. E l'ultimo di cui voglio parlare, che è quello secondo me un po' meno scadente, è Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara di Kiko. Questo qua. Con questo è molto carino il packaging, però oro, mi piace tanto. Il più carino secondo me dei quattro packaging, che ha questo scovolino che poverino è ridotto non male di più. Comunque sarebbe uno di questi scovolini come piacciono a me, ciccioni. Non so, ma questo mascara non mi ha stupita particolarmente perché, ok, allunga leggermente le ciglia, dà un po' di volume, è un po' nerino, un po' a ventaglio, un po' no, ma c'è nulla di particolare, un semplice mascara da mettere, non so, in spiaggia, per far notare un po' più le ciglia, però non ci ho visto nulla di che. Poi Massimo, non so, ditemi voi che cosa pensate di questo mascara giù nei commenti. Non so se hanno cambiato la formula. Questo è quello, io l'ho preso diverso tempo fa, comunque Luxurious Lashes. Ci dovrebbe essere ancora, non so se hanno cambiato il packaging. Io comunque vi mando un grossissimo bacione con il rossetto. Ho un paio di video, due o tre video da editare, quindi ne caricherò diversi. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un pollice in su e seguitemi, che mi fa molto molto piacere come al solito. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!